cala provocando. Ci vorrebbero un milione di tonnellate di biomasse. E dove le devono pigliare le biomasse? Ci portano la monnezza. A me mi sta bene le biomasse, ma mini. Mi va bene l'eolico, mini, e non due parchi eolici, cari amici, di Legambiente a Muro Lucano, magari per produrre un'energia elettrica, se la producono, per manca Putinusa, per ragioni tecniche. 10% di differenziata, il presidente della regione va davanti a Pecorella, dice no, Pecorella dice, Basilicata, allora a Monnezza, cioè, non è mai successo, mai si deve essere emergenziale. Negano l'evidenza e tu rischi di apparire come un pazzo. Ma lo dico pure rispetto ai miei compagni, dice, ma quello, forse Bolognetti è impazzito, quello è stato audito da Pecorella, ha detto che non succede niente. Ah, a proposito, insieme a De Filippo c'era andato pure il gatto e la volpe, c'era andato pure Sigillito, e però lì Sigillito dice una cosa interessante, perché dice no, no, ma aspetta, non mi ricordo come viene fuori, sì, no, c'è ancora in atto, mi sembra che c'è ancora in atto un inquinamento da mercurio provocato da... dall'IDF, però stiamo rimediando. E naturalmente dopo 2 anni stiamo tentando di porre rimedio. Come mai il 10% di differenziata? Forse perché ci sono interessi di chi gestisce gli scarichi, forse perché ci sono interessi di chi gestisce e deve bruciare la monnezza nell'inceneritore Fenice. Da questo punto di vista Aldo Loris Rossi, l'architetto Aldo Loris Rossi, che credo avrebbe potuto dare un contributo importante a Napoli, anche al sindaco De Magistris, Marco gli aveva dato un buon suggerimento, perché è una persona che dice cose importanti. Ho finito. Alcune storie, tutti sono storie, questa roba c'è perché hanno inventato quello che c'era, ma nessuno l'aveva inventato prima, lo suo capione, perché tutto quanto cascava, se ne andava, non c'era più da prendere lo suo capione, niente ancora per passare da qualche anno, perché solo lo tenero lì. E stasera siamo qui e consentitemi di dirvi che ho detto a Antonio Cerrone, perché sono 40 anni, 30, non so quanto, che facciamo queste riunioni, questi incontri, e ho detto prendete bene le scale su, perché una cosa che abbiamo sempre fatto per decenni, siamo andati in giro e riprendevamo sempre i comizi che facevamo, e ci volle un po' di tempo per dire la voce fuori campo, il racconto sono le facce e il silenzio, se c'è, l'ascolto, e i silenzi si riconoscono. Se sono silenzi che un tempo credo sarebbero definiti silenzi da chiesa, silenzi da preghiera, beh, malgrado il tempo che sta passando questa sera, consentitemi di dirvi grazie per la qualità del silenzio, dell'ascolto.
ma probabilmente questo silenzio appunto ha radici antiche, storiche, si rivive questo, quello che è lì. E noi siamo qui questa sera, io posso perfino fumare. Avevo immaginato, ricordiamo lì la sala, stasera non si fumerà. E invece no, come vedete, anzi ne sto approfittando molto. Ma 131 comuni, 600.000 persone, c'è qualche altra cosa di cui appunto ci ha parlato? Posso dirla con le parole di una nostra compagna, Elisabetta Zamparù, deputata nostra, che è stata paracadutata in Lucania, in Puglia, essendo grosso modo quasi friulana, insomma, veneta, e che sa un bel po' di cose, lavorano insieme. Ora cominciamo col dire un'altra cosa. Maurizio non è manco consigliere comunale, non è sindaco, non è deputato. Conosce la sua terra? È possibile conoscere qualcosa che non si ama? E questo amore non è cultura? Io credo che questo libro sia molto importante, perché insegna a me per primo, insegna come appunto amare la terra, amare la storia, amare la legge, amare la verità, andarla a indagare costantemente. E è quello che facciamo da sempre. Io tra l'altro la prima volta che sono andato con, beh, c'ero già andato diverse volte prima, no? Ma la prima volta che sono andato a Muro Lucano, sono andato perché avevo sentito di un ragazzo che era entrato in una caserma dei carabinieri a Muro Lucano, assolutamente in buona forma, e ne è uscito morto. Allora sono andato, volevo sapere come era successo, anche per i carabinieri, perché sappiamo come accadono queste cose, non rappresentano la categoria. E allora, per comprendere, mi si dice: questo ragazzo dava molto fastidio a un boss del luogo, e forse fastidio e anche un po' paura, perché magari raccontava alcune cose ai carabinieri, ma fra i carabinieri ce ne poteva essere qualcuno che qualche rapporto col boss l'aveva. Allora faccio un comizio e, guardando le finestre che so essere quelle del grande boss, parlo del boss, dico il cognome del ragazzo, cito alcuni episodi, ci sono i carabinieri accanto, c'era molta gente di Muro Lucano, e io, quando smetto di parlare, a un certo punto vado incontro a quelli che stanno un po' più in basso di me, perché devo fare su a parlare. E a un certo punto c'è chi mi abbraccia, poi arriva, c'erano i carabinieri, arriva un signore, sembra che stia abbracciando pure lui, mi dà un cazzottone e casco per terra. Era il boss. C'erano i carabinieri. Se non l'aveste capito, era il boss. Sì, appunto, era il boss. Sapevano che era lui, lo conoscevo, io no. Che stava a fare?
Beh, tutto è andato in prescrizione. Non sono mai riuscito a capire come era finita la cosa, ma non è interessante. La prescrizione già dal 1978, ero appena entrato alla Camera con altri tre compagni, anzi, perché poi noi ci abbiamo anche queste cose, lì su quattro eletti erano elette le due capoliste donne, perché dal 76 è stata una regola fissa. E poi, essendoci dimessi con le liste, si può dimettere, far subentrare qualcuno, a Emma Bonino e Adele Faccio, che erano stati eletti, poi l'altro era Mollini ed io, avemmo Suor Marisa Galli eletta. Lei lottava, aveva lottato con noi per l'obiezione di coscienza, che con la non violenza, perché poi non amo andando in carcere, nelle carceri militari, facendo l'obiezione di coscienza per ottenere la legge sull'obiezione di coscienza, il diritto civile e il servizio civile, beh, accade una cosa molto semplice, che questa suora, che aveva visto come lottavamo, come davamo corpo, come lei, le cose che vedeva, l'abbiamo messa in lista fra le prime e è subentrata. Credo che sia la prima e l'ultima volta che ci sia una suora parlamentare, e naturalmente, io dico naturalmente perché occorre essere credenti in qualcosa, il qualcosa è meno importante dell'essere non credente, in coscienza. Piacere, coscienza, incoscienza. Abbiamo avuto quindi la suora parlamentare, e poi abbiamo avuto la Aglietta. Mi pare che insomma quella volta ha cominciato il matriarcato radicale a spopolare. Per poi, siccome si è sempre detto, c'è il problema delle donne, delle quote. Noi siamo contro le quote. Se no, fra poco avremo bisogno delle quote azzurre, non delle quote rosse. Fra sei eletti del Parlamento radicali, mi pare che siete tre bambine e tre maschietti. Al Senato invece su tre, due bambine e un maschietto. No? E questa è la nostra storia. Muro Lucano, quella storia lì, andare a vedere, lui è andato a vedere e ha raccontato quello che ha visto, e devo dire che questo sia un libro che dovrebbe essere dato in tutte le scuole superiori, diciamo, pedagogicamente. Perché qui ci dice, lui parla di non luoghi, in effetti, i nostri luoghi è bene che siano conosciuti, non sono quelli nei quali crediamo di vivere, sono cose più complesse, i contesti, le premesse, la destinazione, la qualità anche di coloro che, seguendo tradizioni o no, riescono a amare il loro territorio. Questa storia di Muro Lucano, poi sono andato un'altra volta e dibbi un Presidente della Repubblica che venne e si fece insultare, che non amo,
delle volte dico che se c'è mi deve perdonare un mucchio di cose, ma forse l'elezione di quel presidente cattolicissimo non me la perdona. Però devo dare atto anche al fatto di andare a Palermo perché avevo scoperto che un altro ragazzo, sospetto, mafioso o no, via dicendo, sospetto, era andato lui in caserma. Il corpo era stato ritrovato l'indomani, nero, all'inizio l'avevano scambiato per un non siciliano, nero, annegato, e a questo punto ce ne occupammo. Il Presidente della Repubblica andò lì e fu fischiato da gente che diceva ma quello era mafioso. Non risultò mai, poteva essere di famiglia o altro, ma comunque. Ed è, potrei ricordare un'altra cosa. Nel periodo Brigate Rosse, quando le Brigate Rosse commisero l'errore di sequestrare un generale americano, Dodge, in poco tempo il problema fu risolto. Fu risolto anche come? Per esempio con metodi che personalmente avevo conosciuto negli anni della liberazione dell'Algeria, con torture e tutte le cose che ho fatto. E riuscimmo ad avere la foto degli organi genitali torturati di una persona. Era uno dei sospetti. E allora cosa facevamo? Televisione, giornali, niente. Emma Bonino aveva una quelle cose che c'erano un tempo, le trasmissioni autogestite, cioè si aveva una partita. E allora Emma, tra l'altro era giovanissima, era da 3 anni parlamentare, non aveva 30 anni. L'autogestita c'era Emma in primo piano e dietro gli organi genitali torturati chiaramente. Per occuparci di queste cose bisogna dare corpo, no? Arriveremo alle carceri, ci abitiamo costantemente, bisogna capire perché. Amore della legge, amore della verità. Amore delle regole, come non violenti, è forse cosa che va sottolineata. Noi nei confronti del potere, un genere ostile, diverso, eccetera, abbiamo però una sola regola. Mai usare la non violenza se non per ottenere che il potere rispetti la sua propria legalità, visto che la sua propria è la legalità, è la legge. Lottiamo per cambiarla, ma nel frattempo mai non violenza, mai sciopero della fame, autodenuncia e tutte le altre cose, se non per chiedere che quello che il potere si è impegnato a fare ed è impegnato dalla sua legge a farlo, lo si aiuta, e lo si aiuta come? Anche in modo visivo. C'è il potere, ci sei tu, a un certo punto dici guarda io non sono nemico, voglio solo che tu rispetti te stesso. La tua legge è necessaria e guarda, infatti non ti mostriamo i muscoli, semmai mostriamo un po' di magrore, perché vogliamo infondere in te un po' di questa nostra energia, perché tu realizzi la tua legge per la quale magari mi metterai in carcere. E
questa è una storia che dura, direi, nella nostra riforma gandhiana da più di 40 anni. Continuiamo a praticarla. E guardate, la prima volta che facemmo un'azione volta ad una legge era quello per avere la legge sull'obiezione di coscienza. Allora c'era il servizio militare obbligatorio, volevamo che ci fosse la legge per l'obiezione di coscienza. La preparammo noi, quasi nessuno della partita sia, ma era molto calda a questa riforma. E arrivammo ad una legge severa. È possibile fare obiezioni di coscienza al servizio militare, intanto essendo pronti a fare un servizio civile alternativo a questo, ma in secondo luogo tu devi dimostrare di non avere mai avuto porto d'armi, al limite persino proprio in cattura dove vi arrabbiate magari molti, non essere cacciatori, insomma una legge. Era un legge di questo tipo, riuscimmo ad avere. E lì conoscemmo appunto la nostra futura deputata suora in quella battaglia, e allora, grazie al presidente Pertini, ricordo, grazie anche a molti arresti, Roberto Ciccione Sere, che era segretario della Lega Italiana per il Divorzio del Padre, e era anche obiettore di coscienza in qualche schiera, e con questa lotta non violenta noi ottenemmo questa piccola riforma, piccola. Scusate, dopo 7 anni l'Italia non ha più avuto 8 anni di servizio militare obbligatorio, quello che c'è oggi è un'attività professionale contrattuale con tutte le garanzie che questo comporta, e il servizio civile appunto ha avuto il volontariato, molto spesso è nato, cresciuto e forte, quindi molto anche cristiano, cattolico, dicendo, ma non solo, c'è stato appunto a partire da questo. Siccome sento parlare sempre del divorzio, dell'aborto e dell'altro, volevo ricordare che forse c'è anche quest'altro merito, no? Non abbiamo più il servizio militare obbligatorio, abbiamo quindi un esercito diverso, con diversi criteri, che probabilmente corrisponde di più a delle esigenze di oggi. E ogni volta andando a dare corpo, andammo a trovare Pertini con Gardin, che ci promise che cosa? Ci promise che la legge sarebbe stata votata nel senso sulla legge, non abbiamo mai chiesto che si votasse favorevolmente, ma per rispettare i regolamenti parlamentari che non si rispettavano più da tempo, per quel che riguardava i tempi delle commissioni ed altro, per commissioni dovevano le commissioni entro 4 mesi, 5 mesi votarle a favore o contro. E beh, riuscimmo in questo modo poi anche a farcela non solo sulla obiezione di coscienza, ma anche con il divorzio. Perché il divorzio lo ottenemmo? Perché per la prima volta li costringemmo a rispettare i regolamenti, e finalmente si arrivò a votare. E il voto fu poi il voto favorevole. Ma devo dire che la nostra vittoria fu quella di ottenere per la prima volta dopo 40 anni che quella roba non restasse a dormire lì e come si era fatto. Tutto questo per ricordare un po' quindi che Maurizio questo lavoro che fa gli dà corpo, gli dà tempo, gli dà vita. È il suo lavoro.
non remunerato regolarmente da noi, credo che c'ha un contributo di qualche centinaia, due centinaia di euro per girare un po' tutto qua. Il libro è lì, ha appreso. Guardate, oggi prima citavo appunto Elisabetta Zamparotti, perché siamo pochissimi eletti, anche grazie al PD in particolare, insomma, che come è noto consentì a Di Pietro di presentarsi con le sue liste. Noi che avevamo portato alla vittoria Prodi con la rosa nel pugno, questi signori dell'Ost, si chiamavano un posto, appunto, hanno voluto avere qualche titolo di nobiltà, anche loro hanno trovato a Roma una cosettina, un po' di questo tipo, Veltroni, Veltrusconi, non so come si chiama. E gli altri, e quello che loro stabilirono, che noi della rosa del pugno, quelli lì, non potevamo candidarci per far rivincere di nuovo loro. Niente. Di Pietro sì, Orlando sì, i radicali no. Perché? Poi erano convinti che noi non avremmo accettato, no, una cosa così indecente. C'erano gli uscenti della rosa nel pugno, no? Marini, Cesare Marini, c'era anche Giacomino Mancini, nel senso che io un Giacomo Mancini che ho amato molto, e quindi forse sono un tantino parziale rispetto a persone che hanno lo stesso nome. Ma sta di fatto quindi che cosa fecero? Dicendo, loro possono candidarsi da noi, ma in quanto singoli. Poi sono radicali, la gente lo sa. E siccome a questo punto stabilimmo che dovevamo accettare proprio il ricatto, i ricattatori dovevamo, per non violenza, lasciarli solo col loro ricatto, a questo punto stabilirono una cosa di più. Che sì, noi radicali potevamo in alcuni candidarci nelle loro liste, ma tranne Pannella, tranne Sergio De Lia, che aveva 2 mesi prima vinto, dopo 15 anni, la lotta all'ONU per la moratoria sulla pena di morte, e Silvio Viale, perché è il medico che ha usato, ha praticato la RU 486, e quindi i tre veri. A quel punto dicevano, diranno di no. Accettammo i ricattatori di Fabrizio Ricatto, perché avevamo idee, dignità, senso. Non è stato facile. La cosa poi si è ripetuta, nel senso che alle elezioni europee Veltrusconi, d'accordo con Berlusconi, hanno cambiato il quorum della legge elettorale europea, e mentre avevano annunciato ufficialmente che non mi candidavo, cioè il veto a candidarmi a quelle italiane, ma quelle europee, dove dal 79 ero presente, forse con qualche merito o qualche capacità, e se allora lì invece alle europee cambiamo la legge elettorale. Avemmo
più voti della volta precedente quando avevamo stato in tre elettori, no? Ma con la legge Veltrusconi non avremmo nessuno eletto e così hanno ottenuto che non ci sia più non gli spinelliani, non i federalisti. E questo per dire, e continuiamo oggi a fare una battaglia augurandoci che il Partito Democratico, dinanzi a una lotta di classe chiara, di diritto, quella relativa al fatto che la giustizia italiana, già 7 anni fa, la giustizia, quella americana, già è stata definita da Gillo Robles, parlamentare del Consiglio d'Europa e spagnolo, dicendo in Italia c'è un terzo dei cittadini con la lunghezza dei processi che stanno sempre più aumentando, soffrono di mala giustizia, perché durano troppo. Su questo adesso noi siamo convinti che avevamo visto giusto quando sin dal 78 in Parlamento, entrati da 2 anni semplicemente, un anno e mezzo, avremo uno scontro. L'ho risentito a Radio Radicale di recente, la povera Milde Iotti che presiedeva era costretta a dire, tra l'altro per il suo compagno che non c'è più, che era segretario del gruppo del PC, Pochetti, onorevole Pochetti, lasci parlare Pannello, lasci parlare Pannello, ma era contentissima poi di difetti, insomma, non aveva molta tenerezza con me, dice che ero un po' indisciplinato. E che cosa dicevo? Guardate che sulla giustizia, se non ascoltiamo quello che Strasburgo ci dice sulla lunghezza dei processi, noi arriveremo ad avere milioni e milioni di processi in più arretrati. E voi state scegliendo, proprio voi, l'amnistia di classe detta prescrizione 1978, piuttosto che quell'amnistia che è necessaria per evitare che i processi diventino ancora milioni di più e quindi la mala giustizia, eccetera, no? Quindi questa è l'idea dell'amnistia, era rendere ai magistrati della giustizia la possibilità, come dal diritto romano a quello canonico hanno sempre insegnato, cioè quando fra l'evento criminoso e il momento dell'accertamento giudiziario della verità, cioè troppo tempo che passa, quel giudizio non può essere un giudizio attendibile, dottrina accettata da tutti quanti e che viene ricordata. Adesso ci troviamo quindi a dover dire, nel 78 noi dicevamo ai compagni comunisti, niente, per favore, niente cosa di classe la prescrizione. Dobbiamo invece, visto che non dobbiamo avere anche il metodo dell'arresto e della prigione cautelare, ma con la misura, cominciò nel 78. Adesso è accaduto, Rita ricordava questo, noi vedevamo della battaglia. Allora mi pare che erano 4 milioni, adesso i processi complessivamente fra gli uni e gli altri sono sui 9 milioni. Ed è evidente quindi che accade, per esempio, che abbiamo un 30% di detenuti in attesa di giudizio, quindi non sono in espiazione pena, 42%, e il 50% di questo 42%, secondo i dati del Ministero, saranno riconosciuti innocenti.
quindi uscirà, dopo, se uscirà dopo 6, 7 anni, 8, con tutto quello che comporta, no? Pensate, il piccolo centro medio, per parlare di quella popolare, è un trauma, la carta bollata, l'avvocato, no? L'avvocato, andare lì, è un fatto, soprattutto poi nelle condizioni che noi sappiamo, cioè tu rischi di stare lì e non hai il giudizio che ti assolve, e ti assolve se non quando magari ormai sei disabile, o la tua vita la tua famiglia è stata assegnata, eccetera. Allora, avevamo purtroppo previsto giusto, sono 9 milioni e oggi noi diciamo allora, per far sì che anche poi nella giustizia civile, non solo nel penale, vogliamo avere tempi di giustizia, no, riconosciuti anche dalla giurisdizione europea che ci condanna per questo, cioè condannato per questo, in tempi. Allora non abbiamo che da usare l'amnistia e usarla per quel motivo. Se i magistrati continueranno ad avere 4 o 5 milioni di processi arretrati sia nel penale sia nel civile, continuerà a aumentare. E il disastro. Nel frattempo poi è venuto fuori che le condizioni carcerarie sono in modo patente, ma lo ha detto il Presidente della Repubblica al Senato, sono contro la legalità internazionale, contro la legalità europea, contro la Costituzione e la legalità italiana. Abbiamo avuto anche il primo presidente di Corte di Cassazione, siamo riusciti, abbiamo messo 30 anni prima di riuscire ad avere un dibattito su questo. 30 anni. Vi ho detto che quel primo intervento era del 78, eravamo eletti da un anno e mezzo e di già, appena eletti, abbiamo cominciato a passare tutte le feste regolarmente nelle carceri per vedere quello che accadeva. Era una situazione, il sovraffollamento non era quello di adesso, ma era comunque una situazione non legale. Perché? Perché la detenzione e la pena che sono vissute non sono quelle che la Costituzione e la legge ha stabilito. Tu hai la pena, tu sei detenuto con una serie quindi di garanzie, perché c'è la parte, se vogliamo, di punizione, ma c'è anche l'altra parte che è quella di cogliere questa occasione perché una situazione patologica socialmente venga corretta e superata. Vabbè, le tradizioni italiane perché non le conosciamo. Adesso abbiamo, e qui devo dire di nuovo come radicale, questo quasi solo, ma poi c'è Elisabetta Zamparutti che ha quell'accento veneto che mostra tutto di questa roba, c'è anche lei di Tito, di Valdaghe, lei sa anche quello che vorrei che Nicchi sapesse, perché Nicchi Vendolo, quello che lui ci ha raccontato è che le fonti dell'acquedotto pugliese, che era almeno, ma credo sia tuttora, il più importante d'Europa, le fonti dell'acqua sono in Lucania e sono tutte inquinate. Ma se ne sono accorti in Lucania e per il momento in Puglia no. Succede, per carità. Come vedete le cose, poi io ce l'ho con Nicchi, non ce l'ho per niente con Nicchi.
Dico che però anche bisogna pure capire perché Emma, io non riusciamo mai da 30 anni nei grandi dibattiti di 5 milioni di persone, non andiamo. È una regola. Poi un regime, questo regime che dura da 60 anni, partitocratico, che caratteristica ha sempre avuto? I primi a scegliere non sono gli alleati, ma gli oppositori dei quali non hanno paura. Così abbiamo avuto negli anni 70, come noto, alla RAI, le notti, se vi ricordate, erano di Fausto Bertinotti e di Rifondazione Comunista, con tutti i compagni, quattro compagni poi deputati, eletti, eccetera. Noi mai. Perché? Perché le volte in cui noi abbiamo parlato al paese, ma anche col bavaglio, perché non abbiamo mai parlato, perché il diritto ci era. E una volta era il bavaglio, vi ricordate? Un'altra volta era il fantasma.